Allora, 5 minuti sulla tesina. Allora, io quest'anno, per cambiare un po' rispetto ai siti, normalmente come tesina scegliamo sempre un sito più o meno famoso e poi ne facciamo una versione minima, minima per poter lavorare, ma così almeno abbiamo un'ispirazione sul tipo di funzionalità. Quest'anno ne ho trovato uno utile, interessante, anche se un po' meno famoso, no? Però spero sia carino poterci lavorare sopra. Il sito si chiama Stack Exchange, in realtà è una famiglia di siti, non so se qualcuno di voi li conosce. È una famiglia di siti di tipo domanda-risposta, cioè persone fanno una domanda su un determinato argomento e altre persone possono collegarsi e fornire la propria risposta. Dopodiché ci sono vari siti di questo genere, no? Questi sono più di tipo tecnologico, come tipo di contenuti, di argomenti trattati e anche poi come interfaccia, perché tutto sommato è molto semplice e lineare. In particolare ci sono in questa rete, no, 74 siti diversi che corrispondono a argomenti diversi di discussione, di domanda-risposta, eccetera, eccetera, dai più, diciamo così, tecnici a cose un pochino più strane, con anche un livello di traffico minore. Cosa interessante, come fa vedere la percentuale abbastanza alta di domande che vengono effettivamente risposte. Prendiamo il primo, che è quello più, tra l'altro è quello da cui è nato tutto, tutto è nato da un sito che si chiama Stack Overflow, che è una condizione di errore nella programmazione. Quando uno stack supera la propria capacità, infatti ha 2 milioni di domande diverse. Poi altri sono aggregati successivamente, quindi quello che era prima il sito Stack Overflow è diventato una famiglia di siti Stack Exchange, di cui Stack Overflow continua a fare la parte del padrone. In realtà i vari siti sono tutti uguali, nel senso che a meno della grafica, come ad esempio vedete questo, ha una certa grafica, se ne prendo uno a caso ha una grafica diversa. Cambiano i colori, cambiano le icone, no, come sto cambiando, prendendo alcuni a caso tra quelli principali, ma è solamente essenzialmente un'operazione di fogli di stile diversi, no, ma le funzionalità sono praticamente le stesse. Prendiamo Stack Overflow che è quello più. Allora, come funziona questo sito? Da cui noi poi, adesso vi pubblicherò poi una serie di specifiche ridotte, che sono quelle che useremo noi per la tesina. Un utente chiaramente registrato può postare delle domande, prendiamone una un pochino avanti, come questa ad esempio, no, che è già popolata. Questa è la domanda. La domanda associata a una serie di tag possibili. Poi in realtà qui vedete che i tag hanno delle persone che sono interessate a questi tag e quindi vengono informate quando viene postata una nuova domanda. Questo è il post originario, questo è il numero di domande che questo qua ha, la reputazione di questa persona, il tempo, la data in cui è stata postata. Se entro dentro vedo la struttura della domanda. La domanda è fatta di un testo, di una votazione per cui gli utenti possono votare e dare un punteggio più alto o più basso a chi ha postato la domanda, possono mettere tra i favoriti, possono condividere sulle reti sociali, cose normali da trovare in giro, poi per carità bisogna implementarle tutte. E questa è la domanda in cui lui ha scritto la domanda e ha indicato dei tag. E queste sono delle risposte possibili di persone diverse che hanno dato la risposta. Poi chiunque tra gli utenti registrati può votare la risposta e quindi dare un punteggio alla risposta che viene poi attribuito alla persona che ha dato questa risposta e la persona che ha fatto la domanda, il domandatore, chiamiamolo così, può scegliere una di queste risposte come risposta preferita. Questa risposta è stata accettata dal proprietario della domanda come risposta preferita e quindi porta questa domanda nello stato di risposta, quindi è già stata risposta, quindi quando il blocco è colorato fa vedere che c'è una risposta che è stata, diciamo, identificata da chi ha fatto la domanda come sì, questa è la risposta giusta, dice il numero di risposte totali, in altri casi ci sono delle risposte ma
adesso queste qui prendiamo delle altre, che ne so, facciamo finta di chiedere come si fa, che ne so, SQL exception, visto che è un blog di programmatori, e qui ci fa vedere, ad esempio, questa è una domanda, se ne fosse qualcuno interessante, vediamo questa, la domanda, dei tags, 4 risposte, nessuna è indicata come risposta ufficiale, quindi questa domanda non ha ancora una risposta accettata, non ce l'avrà mai, direi, perché è del 2009. In realtà poi, quindi c'è una dinamica che è, posto una domanda e aspetto che gli altri mi diano risposte, e poi chiunque può votare la domanda, chiunque può votare le risposte. Chi ha fatto la domanda può identificare una risposta, diciamo così, ufficiale alla sua domanda. E poi ci sono questi altri messaggini che compaiono o sotto la domanda o sotto le risposte, che sono dei commenti, una sorta di microblog, un microforum relativo a queste domande per chiarire, no? Quindi uno può, adesso qui non posso farlo perché non sono collegato, non ho un account per entrare, se no, se avessi un account potrei aggiungere qua una domanda, guarda, non ho capito bene, mi ti puoi spiegare meglio, e chi ha fatto la domanda può dare la sua risposta sotto. Quindi chiarificazione alla domanda e anche chiarificazione, un minimo di dialogo su ciascuna delle risposte. Improve this answer, puoi anche modificare la risposta e quindi aggiungere il tuo contributo a una risposta esistente. Quindi le funzionalità sono abbastanza complesse, no? Ad esempio, poi se clicco su un tag, in questo caso ho cliccato sul tag SQL e mi dà tutte le domande che hanno il tag SQL. Posso cercare per autore, no? Tutte le domande e le risposte che ha dato questo autore qui, le domande, la reputazione, quindi quando lui si è preso dei voti positivi, voti negativi, perché ha dato delle risposte furbe o delle risposte sceme, quali sono i tag che ha usato, quali sono le risposte, l'elenco di tutte le domande che ha fatto, tutte le risposte che ha fatto, che ha dato, su quali siti lui lavora dei 74 e quali sono, beh, in realtà poi c'è un sistema di badges per cui se tu hai tante risposte diventi, guadagni una medaglia, no? Queste tipiche dinamiche che permettono il coinvolgimento nei siti sociali. È chiaro che noi non riusciremo a implementare tutta sta roba qua, eh? Però andremo a prendere dei pezzettini. Allora quello che io pardon, farei è quello di invitarvi, no, magari a giocare un attimino su questo sito, vedere un po' come funziona, e così poi in gennaio, quando cominciamo a lavorare sulla nostra versione minimale, lavoreremo su alcune funzionalità. Quello che vorrò fare è dare delle funzionalità minime, che sono quelle che svilupperemo nelle 3 settimane di corso di gennaio, durante l'ora di laboratorio, anche durante l'ora di laboratorio, che saranno poi, per quelle funzionalità minime avrete poi la cosiddetta versione di riferimento del sito, che è quella che svilupperemo noi e vi distribuiamo. Dopodiché sapete che le varie tesine saranno funzionalità aggiuntive, ma il 90% saranno pescate da quelle che già ci sono su questo sito e che noi nella versione minima non avevamo, quindi è anche più facile capire poi cosa viene richiesto in fase di tesina. Quindi è un po' strano, non ha problemi di grafica, no? È un sito che gestisce dei dialoghi, gestisce un meccanismo di reputazione, di ranking, di tagging, ha un po' tutto essenzialmente, tranne video e immagini essenzialmente rispetto a altri siti che ci sono in giro. Quindi questo è un po' l'ispirazione da cui partiamo quest'anno. Ok, detto questo, vi racconto ancora ciò che ci manca a livello di fogli di stile per creare delle pagine web decenti, no? Anche in questo sito qua proviamo un po' a immaginarci il layout. Il layout ha una parte in alto che contiene queste voci di menu e poi ha, in questo caso, 2 colonne principali, no? C'è la colonna di sinistra, che è quella principale, che contiene i messaggi, no? Che va fino in fondo essenzialmente, la colonna di destra che contiene vari blocchi. In questo caso c'è un blocco di pubblicità o di informazione, c'è un blocco sui tag, un blocco sui badge e basta.
Quindi di fatto è un layout, se lo vogliamo immaginare come impaginazione giornalistica, c'è un banner iniziale, c'è un footer finale sotto, hai due colonne, la colonna di sinistra è un unico elenco, la colonna di destra è una serie di blocchi all'interno dei quali ci sono degli elenchi. Come facciamo a fare questo layout? Tanti altri siti invece erano un layout rovesciato, in cui hai i menu sulla sinistra e il contenuto sulla destra, oppure in una colonna centrale, poi sulla destra ci sono degli altri, non so, pensiamo al sito del corso dove abbiamo il menu sulla sinistra, i contenuti al centro e sulla destra a volte ci sono dei piccoli riquadri, dei piccoli badge con delle funzionalità aggiuntive. Ma anche qua c'è un banner iniziale lassù e c'è un footer finale là sotto. Quindi sono, oramai c'è abbastanza consenso su layout di questo tipo, due barre alto e basso e poi un certo numero di colonne intermedie. Come facciamo, come si fanno a costruire layout di questo genere? Allora, si fanno lavorando con le funzionalità avanzate del box model del CSS, dell'HTML. Il box model avevamo brevemente visto la volta scorsa che definiva di fatto il posizionamento relativo, una combinazione tra le posizioni di vari elementi, partendo da un contenuto e aggiungendo a questo contenuto tre livelli diversi, no? Il livello del padding, quindi un allargamento del suo background, il livello del border, quindi un bordino colorato o disegnato in qualche modo, e il livello di margine, ossia un'estensione sul background che permette a quell'elemento di non sovrapporsi agli altri. Tra l'altro mi sono accorto che le slide che c'erano sul sito fino alla settimana scorsa erano quelle vecchie dell'anno scorso, stamattina ho caricato queste che sto usando adesso, che sono soprattutto su questa parte del box model, come vedrete, molto più ricche. Vabbè, questa è la parte semplice. Racconta come si costruisce un rettangolo indipendente, da solo. Vabbè, e questa è ancora la parte facile. La parte complicata avviene quando questi box, che possono essere semplicemente una singola parola, una singola immagine, oppure un intero div che contiene tonnellate di codice, che è comunque sempre un rettangolo, la domanda è come si posizionano tra di loro. Quali sono gli algoritmi di posizionamento? In CSS ci sono tre algoritmi di posizionamento principali e io posso scegliere blocco per blocco quale algoritmo fare utilizzare dal browser a seconda di come voglio che questo compaia sulla pagina. Quindi attenzione che è una concezione di impaginazione che è molto diversa da quella che fa un tipografo o da chi fa uno che usa Photoshop. Uno che usa Photoshop ha delle misure fisiche in millimetri, in pollici, e comincia a tirare le righe e ragiona sempre in pixel oppure in millimetri. Qui invece noi stiamo costruendo una pagina HTML la cui lunghezza è sconosciuta, non sappiamo quanto contenuto ci sarà dentro, dipende dalla lista della spesa quanto è lunga, la cui larghezza è sconosciuta perché dipende dall'utente se allarga o restringe il browser, dalla risoluzione che ha sullo schermo, cioè nonostante dobbiamo definire l'impaginazione. Quindi l'impaginazione dovremmo riuscire a ragionare sia in pixel a volte, perché in realtà ci dentro ci mettiamo un'icona, quell'icona ha quei tanti pixel, non è che... sia anche in percentuale. Se devo fare l'impaginazione dovrò lasciare alla colonna di destra quanto? 150 pixel, ma su uno schermo da 600, su un tablet, è troppo. Allora ne lascio solo 50 pixel, ma su uno schermo grande è troppo poco. Allora magari ragiono in percentuale, dico che la barra di destra è il 15% e il resto sarà l'85%. No? Quindi devo combinare, è più complicato fare un layout in questo caso, perché la dimensione del foglio di carta non è nota e guarda caso poi cambia anche, perché se l'utente sposta le finestre cambia al volo e il mio sito si dovrà adattare. E quindi è per questo che noi abbiamo bisogno di algoritmi di layout. Layout normalmente, appunto, prendo la matita, il righello e disegno un rettangolo. No, qui no. Qui devo dare le istruzioni al browser affinché lui disegni il rettangolo con le istruzioni, diciamo così, di programmazione che gli do. Allora, i tre algoritmi principali sono il flusso normale, che è quello, come dice la parola normale, quello che avviene normalmente, il float e il posizionamento assoluto. Sono tre sottocasi diversi. Normalmente gli elementi sono posizionati secondo il flusso normale. Il flusso normale è quello che l'altra volta vi ho riassunto a voce, che divide i vari rettangoli, i vari box, chiamiamoli sempre box, possono essere qualsiasi cosa, ma sono sempre box, in due gruppi.
Quindi flusso di impaginazione normale. Flusso di impaginazione normale divide i box in due gruppi, quelli inline e quelli block. Un box di tipo block tendenzialmente occupa tutta la larghezza della, diciamo, della pagina, in realtà non è della pagina ma è del box che lo contiene, del box esterno. Quindi un box di tipo blocco occupa tutta la larghezza disponibile e viene impaginato rispetto agli altri box di tipo blocco in modo verticale, quindi sono tutti blocchi, sono tutte righe intere. No, questo va bene per i paragrafi di testo, ad esempio, per i titoli. Un box tipo inline invece viene impaginato, occupa, diciamo così, una larghezza minima, più il padding, più il border, più il margin, ma la larghezza minima che serve per rappresentare il suo contenuto, e viene affiancato come posizionamento in orizzontale rispetto a al box di tipo inline precedente. Quando arriva alla fine della riga va a capo. Quindi è il modo in cui si impagina normalmente il testo. Le singole parole sono di fatto dei box di tipo impaginati in modo di tipo inline. Questo è il flusso normale, da sinistra verso destra, dall'alto verso il basso, come abbiamo imparato a scrivere. Noi possiamo ovviamente intervenire modificando eventualmente lo stile di visualizzazione degli elementi anche predefiniti. Cioè ogni elemento dell'HTML nasce con un certo tipo di impaginazione in mente. No? Quindi ad esempio il list item è un elemento di tipo blocco. Quando faccio una lista puntata gli elementi vengono uno dopo l'altro. Però io magari vorrei trasformare una lista in qualcosa di diverso. Guardate questa. Questi tab qua sopra, se andate a vedere l'HTML, sono una lista, è un LI. Semplicemente gli elementi della lista non vengono impaginati uno sotto l'altro, ma vengono impaginati uno a fianco dell'altro. Come ho fatto? Vabbè, bene, però non l'ho fatto io, l'ho fatto il mio collega che ha fatto questo foglio di stile, ha definito che l'LI, gli cambio la proprietà di display e la faccio diventare inline. Vabbè, poi normalmente non lo farò a tutti gli LI, lo farò solamente a quelli di quel div, no? Di quella parte di pagina. E quindi a questo punto gli elementi LI che normalmente applica il bullet e vanno a capo, a questo punto si affiancheranno uno all'altro. Quindi posso stravolgere anche abbastanza la visualizzazione di un elemento. Così come uno span, che normalmente è un elemento inline, volendolo potrei mettere come tipo blocco. Vabbè, questo è il modo per, ad esempio qua, anche questo è un LI, anche il menu sono un LI, che sono stati trasformati, in realtà ancora di tipo blocco. E quindi dipende un po' dal... Noi dobbiamo sempre ricordarci che il contenuto dell'HTML rappresenta il significato dei contenuti che abbiamo dentro, quindi la struttura deve rappresentare il significato. Poi dopo la visualizzazione la possiamo giocare a piacere dopo, modificando anche queste proprietà. E vabbè, e questa è la parte normale. Se io voglio invece derogare, modificare questo tipo di posizionamento normale, quindi fare dei posizionamenti personalizzati, no? In cui appunto ho questo, dove era il sito? Più colonne, no? Ad esempio, io, va bene, fin qua è facile fare la parte del banner, perché ho uno, due, diciamo tre blocchi di tipo block, uno sotto l'altro, e poi però partono le due colonne. Allora, come faccio ad avere le due colonne messe una a fianco dell'altra anziché una sotto l'altra? Sono elementi di tipo blocco, non sono elementi di tipo inline, perché non vengono impaginate a capo. Devo riuscire a dire che questi due blocchi sono, questo di destra va spostato a destra, quindi avrà un margine sinistro molto ampio, quello di sinistra lo faccio un pochino più stretto rispetto alla dimensione delle pagine, e dirò che questi due devono essere affiancati anziché andare sotto. Devo riuscire a spiegare cose di questo genere. Allora, ci sono le proprietà CSS per fare questo. Cambiare il posizionamento di un blocco rispetto al posizionamento normale, rispetto al flusso normale. Allora, il posizionamento normale, quello che avverrebbe in mancanza di altre specifiche, quello della sinistra verso destra e dall'alto verso il basso, prende il nome di position due punti static come proprietà CSS. Posizione static vuol dire un blocco che segue il layout l'algoritmo di layout normale. Poi ci sono altri tre tipi di position.
che si chiamano relativo, assoluto e fisso. Relative, assolute e fixed. Quindi sarà position due punti relative, oppure position due punti absolute, oppure position due punti fixed. Fixed è quello un po' più strano. Il posizionamento fixed posiziona il box rispetto alla finestra del browser. Questo lo vedete in alcuni siti in cui magari scrollate il contenuto, ma c'è un pezzettino che rimane sempre nello stesso posto della pagina. Di solito in alto a destra o in basso a destra da qualche parte, c'è una parte di qualche icona, qualcosa del genere, che rimane sempre nello stesso punto. Che ne so, questo se non sbaglio. Se andate su, questo è Google Plus, se io mi sposto, rimane questa parte qua, questa è la finestra della chat, e questo è il link a YouTube, se io mi sposto, rimangono sempre nello stesso punto. Questo e questo. Quindi la loro posizione è fissata, incollata con un chiodo rispetto alla finestra, e se ne frega dell'HTML che sta sotto. Questi sono casi limite. La maggior parte dell'impaginazione invece avviene con posizionamento relativo oppure assoluto. Vediamolo su delle figure che si capisce meglio. Il posizionamento relativo prende un blocco, lo impagina come se fosse normale, quindi fa tutto, lo mette qui, e poi dopo che l'ha impaginato come se fosse normale, lo sposta di tanti pixel in basso e tanti pixel a destra. Lo sposta andando anche eventualmente a coprire ciò che c'è vicino. E lascia vuoto il posto che prima questo elemento aveva occupato. Viene usato quando? Viene usato quando fate drag and drop di qualcosa. Nei siti in cui spostate dei blocchi, no, col mouse spostate un elemento, in realtà quell'elemento, mentre lo state spostando, il codice JavaScript lo trasforma in una position relative e gli cambia le proprietà sinistra-destra man mano che voi vi spostate col mouse. Non è automatica la cosa, c'è dietro il codice che lavora per stare dietro al mouse. O quando vengono fatte delle animazioni e cose di questo genere. Un blocco così fermo in questo punto non è che serva un granché. Ma vediamo in realtà che serve in combinazione con l'altro. Posizionamento relativo, quindi lo impagino, lo sposto rispetto alla posizione che avrebbe e lascio il vuoto dove lui prima si trovava. Posizionamento assoluto, invece lo impagino, poi lo tolgo dall'impaginazione e impagino il resto. Dopo che ho impaginato il resto, rimetto lui in una certa posizione che è misurata non a partire dalla posizione che avrebbe avuto se ci fosse stato, non aveva senso, ma lo impagino rispetto all'angolo, al bordo, diciamo, dell'elemento che li contiene. In realtà viene impaginato, queste misure vengono prese rispetto al div o l'altro elemento di tipo blocco che lo contiene, che abbia un posizionamento diverso dal normal. Se non c'è nessun elemento che lo contiene che abbia un posizionamento diverso dal normal, va a prendere il body, quindi va a partire dall'angolo in alto a sinistra del body, che non è l'angolo in alto a sinistra della finestra del browser, perché se faccio scrolling l'angolo in alto a sinistra del body sparisce, viene nascosto, invece l'angolo in alto a sinistra della pagina del browser rimane fermo. Allora, un elemento con posizionamento assoluto non disturba il posizionamento degli elementi adiacenti. Qui c'era il blocco 1, il 2 e il 3, il 2 era la position absolute, l'1 e il 3 si sono disegnati come se il 2 non esistesse. Poi dopo il 2 lo aggiungo, e c'è il rischio che si sovrapponga, va bene, dipende dalla posizione in cui lo metto. Posizione che, a differenza del relative, che è relativa alla posizione che avrebbe avuto lui, è posizione che mantiene e lascia vuota, quindi lascia il parcheggio vuoto. Qui invece non avrebbe nessuna posizione perché il resto del blocco è stato impaginato senza tener conto di lui e quindi si posiziona rispetto al blocco che lo contiene. 99 volte su 100 questo blocco esterno è a sua volta un blocco con posizionamento assoluto o relativo. Anzi no, deve essere con posizionamento assoluto o relativo. Se fosse un blocco con posizionamento normale non viene preso lui come riferimento, ma il blocco che ancora lo contiene. Quindi in molti casi troverete una cosa che sembra assurda, del tipo sono dei blocchi con posizione relativa e margine zero.
spostamento 0. Dico, ma scusa, se non l'hai spostato perché me lo devi mettere in posizione relativa? Perché poi dentro di lui ci saranno dei blocchi con posizionamento assoluto e a questo punto ho dato, diciamo così, il riferimento da cui misurare le posizioni dei blocchi al suo interno. Poi c'è, vabbè, il posizionamento fisso, dicevamo, è una sorta di posizionamento assoluto in cui però viene misurata la posizione a partire dalla finestra del browser e non a partire dalla, dagli elementi della pagina. No? Viene usato molto poco, viene usato soprattutto per creare degli elementi fermi sulla pagina, ma da usare con estrema cautela, secondo me, perché danno molto fastidio cose invasive che non si spostino, che tu non puoi scrollare via, non li puoi togliere di mezzo. Finora però non abbiamo ancora ben risolto il problema delle due colonne, no? Perché con il fatto dello sposizionamento sappiamo spostare i pezzi, però spostarli in un modo che poi si sovrappongono uno con l'altro. Io in realtà dovrei fare il contenuto, i menu, li metto sotto e poi dire guarda i menu spostameli a destra, ma nel contempo il contenuto di sinistra fammelo scomparire, fammelo restringere, no, non voglio che si sovrapponga sopra. Allora per questo è possibile usare il terzo tipo di algoritmo di layout, quindi c'è il layout normale, poi c'è il layout con posizionamento assoluto, che può essere in realtà relative absolute oppure fixed, sono dello stesso tipo, della stessa famiglia, no? Che significa togli un blocco e rimettilo sopra gli altri, con le varianti che abbiamo visto, no? Relativo rispetto alla posizione precedente, assoluto rispetto al blocco che lo contiene. Poi esiste invece un'altra modalità, no, di impaginazione, che è quella floating. Un box floating può essere, leggo qua, spostato a sinistra o a destra della pagina oppure di un certo blocco che lo contiene. Quindi tutti questi ragionamenti, la cosa difficile che fa venire mal di testa è che tutti questi ragionamenti si valgono ad ogni livello di annidamento dei div, ad ogni livello di annidamento dei blocchi. Per cui c'è un blocco che è posizionato in modo floating rispetto al blocco che lo contiene, che è relativo, e quello sopra ancora è assoluto, e poi capire come si combinano le cose non è banale. Però è la parte, diciamo così, è l'arte di fare il layout col CSS. Perché di per sé sono semplici queste proprietà, e quando le combini tutte insieme che cominciano a complicarsi. Un box di tipo float è spostato alla destra estrema del blocco che lo contiene o dei margini della pagina, e occupa lo spazio prima che vengano impaginate le altre informazioni all'interno dello stesso blocco. Cosa vuol dire? Questi sono tre box di tipo block, perché sono uno sotto l'altro, con un margine che è stato ristretto, con un attributo white, perché un blocco normalmente lo occuperebbe tutto, invece questa è un'ampiezza ridotta. Al box numero 1 è stato dato l'attributo float due punti right. E quindi lui, dalla posizione che ha, si sposta a destra. Spostandosi a destra si toglie dai piedi. Dopo che ho posizionato lui, vengono disposti gli altri, tenendo conto che lui è lì e non può essere... Non si va sopra, non viene scritto sopra questo blocco. Occupa uno spazio, impegna uno spazio. Adesso vediamo gli altri disegni. Se io avessi più elementi di tipo float nello stesso tempo, quindi in questo caso io ho due box, in questo caso il box 1 ha coperto il 2 per un errore di impaginazione, in questo caso sia l'1 che il 2 che il 3 sono float due punti left, allora l'1 andrebbe all'estrema sinistra, il 2 andrebbe all'estrema sinistra, ma c'è già un altro elemento float, quindi si ferma qua. Quindi i vari float si appoggiano l'uno all'altro, che è un effetto da non sfruttare troppo, perché ad esempio se la finestra si restringe, l'altro float, il box 3 che dovrebbe essere qui, non ci sta, allora viene mandato a capo. O cosa ancora peggiore esteticamente di questo genere, nel senso che un box 1, il box 2 che si affianca a sinistra, però è più basso. Poi ho un box 3 che qui non ci starebbe, andrebbe a capo, ma andare a capo non va sotto l'1, ma viene
rimane poi bloccato in questo angolino qui, no? Creando delle combinazioni che sono abbastanza brutte da vedere. Quindi le regole ci sono, di come si combinano i vari float tra di loro, però è meglio non esagerare, perché poi soprattutto in condizioni di carenza di spazio, quindi quando i blocchi poi devono spostarsi rispetto a un bello schermo da 6.000 pixel o 6 milioni di pixel, possono creare delle combinazioni brutte da vedere. E come dicevo, i box occupano uno spazio che viene rispettato dal layout di tipo normale. Qui abbiamo un caso in cui ho un blocco seguito da due altri, o un box, scusate, seguito da altri due box di tipo, questi sono di tipo block, no? Che contengono, guarda caso, del testo. Nel caso in cui non ho nessun float, avviene l'impaginazione normale, tre blocchi uno sotto l'altro. Io posso dire, guarda che questo qui invece è un box in modalità floating. Allora lui si appoggia a sinistra, ma era già a sinistra, e dicevamo, poi si toglie dai piedi e impagina il resto. Impagina il resto cercando di non occupare il suo spazio. E allora vediamo che le righe di testo gli girano intorno. Questa è la tipica impaginazione giornalistica, dove un'immagine è il testo che gli gira intorno. Questo con float due punti left. Poi ci sono... vabbè, tutto il testo, no, gli gira intorno in questo modo. Cosa succede se invece parte di questo testo, immaginiamo questo paragrafo, sia già il titolo di un argomento successivo? E quindi io vorrei andare a capo. Un modo potrebbe essere, ma molto crudo, di dire, io do a questo box forzosamente la stessa altezza che ha questa immagine. Gli do un margine in più, un margin bottom di questo lo allargo, quindi questo qua viene spinto sotto e si allarga là. Però è sempre difficile, no? Sapere esattamente quanto sarà alto un testo, e se magari questo testo è più lungo, e quindi va già, di per sé andrebbe già oltre la figura, io gli metto il margine ancora aggiuntivo. Non so mai, quando io scrivo CSS, quanto sarà lungo il testo. Verranno fuori 6 righe o 7 o 10? La maggior parte delle volte quando scrivo CSS non so proprio cosa ci sarà scritto lì dentro. Ma se anche lo sapessi, dovrei sapere esattamente che font usa il mio utente, se è su un Mac o se è su un PC Windows. Cambiano i font, di poco, ma cambiano. E magari una parolina in più ti va a capo oppure no. Non puoi mai fare questi ragionamenti. Non conviene mai, è troppo rischioso. Per questo esiste una proprietà inversa alla float, che dice, ok, ho degli elementi floating, prima puliamo tutto e ricominciamo da zero. Quindi il margine sinistro fino a qui è occupato da un elemento floating. Questo paragrafo io voglio che abbia un margine sinistro libero. Quindi la proprietà inversa al float è il clear. Io il margine sinistro lo voglio libero e non voglio appoggiato a un float. A sinistra. Poi c'è la clear due punti right che fa lo stesso ragionamento se ci fossero dei blocchi floating a destra. Quindi ritarda l'impaginazione del blocco fino a quando il margine sinistro non è libero o destro. È chiaro che lascia uno spazio vuoto qua, in questa zona. Però evita, no, se io voglio evitare che succeda questo per il secondo blocco, lo posso fare. Quindi quando ho degli elementi float posso decidere se gli altri elementi gli vanno a fianco oppure gli vanno sotto. E questo indipendentemente dalla dimensione di questi blocchi. E quindi, vabbè, combinando questi elementi possiamo provare a fare del layout. Adesso qui in queste slide trovate dei diversi esempi. Ad esempio questo, no? Che è la layout standard di molti siti. Dice, vabbè, io ho una parte di sinistra, una parte di destra di contenuto e uno spazio in mezzo. E poi ho un footer. Allora io un modo per realizzarlo è quello di ottenere questo elemento float left e quest'altro elemento float right, e in teoria in mezzo ciò che scrivo dopo, oltre a questi, si andrebbe a infilare qua in mezzo, ma poiché io lì in mezzo non voglio niente, gli creo un div, anche eventualmente un div vuoto con clear due punti both, che vuol dire sia a sinistra che a destra, e così non ci cade dentro nulla. E questo lo ottengo con un HTML
do la struttura, no, la modalità di progettazione è questa, io do una struttura fatta di div, annidati uno dentro l'altro con le scatole. No? Questo wrapper è di fatto il div più esterno che contiene l'intero contenuto della pagina. Poi avrò un div, il branding, diciamo così, l'header iniziale, il content, in realtà il contenuto di destra, il main nav è il menu, la navigazione principale, e poi c'è il footer. Io questo lo posso scrivere e lo posso vedere in HTML e mi vengono tutti uno sotto l'altro questi blocchi. Poi dopo con i fogli di stile li riposiziono. In particolare vedete che qua nell'HTML il contenuto viene prima della navigazione, mentre invece in questa figura la navigazione, diciamo che viene prima, in realtà viene a sinistra, viene posizionata a sinistra mentre il contenuto viene posizionato a destra. Quindi in certo senso posso anche riordinare i blocchi prima o dopo rispetto alla posizione in cui erano dichiarati nell'HTML. Vabbè, poi qua va da degli esempi che si potrebbero provare. E questo è il risultato, no, di quel esempio. Questi link che sono qua sotto sono relativi ai capitoli di un libro che è questo. Se vi interessa approfondire la cosa, questi esempi sono presi da questo libro, si chiama CSS Mastery, che bisogna comprare, nel senso che c'è il PDF. E al di là del PDF che si può o non si può trovare, c'è un sito, scusate, da cui è possibile scaricare gli esempi, quindi se volete provare, soprattutto se volete poi prendere, magari fare un sito con un layout vostro, prendendo esempio da uno dei layout principali, perché poi appunto su questi esempi qua fa vedere layout a due colonne, più avanti fa vedere layout a tre colonne, no? Vari esempi, da cui se volete potete partire prendendo gli esempi che ci sono qua e poi modificandoli ovviamente a seconda delle vostre esigenze. Un altro ragionamento di cui tener conto, poi proviamo nei minuti che ci rimangono a dare una prima impostazione del layout del sito Stack Exchange, è quello che va sotto il nome di layout liquido oppure layout fisso. E anche qua, navigando in giro, vedete siti di tipo diverso. Ci sono alcuni siti, chiediamoci cosa succede quando io ho un browser molto largo, l'altezza è abbastanza irrilevante, perché tanto ce lo scrollo, oppure un browser molto stretto, con la finestra molto stretta. Allora, ci sono dei siti per cui se tu allarghi la finestra, di fatto aggiungi margine bianco, spazio bianco a sinistra e a destra, perché il contenuto, oppure solo a destra, perché il contenuto ha una sua larghezza fissa. Così come se stringo troppo la finestra, il contenuto a un certo punto viene tagliato, non lo vedi più. No? È il caso, che ne so, per citare un sito fatto male, quello del Politecnico, in cui adesso io in realtà riduco il font e vedo che in realtà sto facendo, perché non posso allargare la finestra più di tanto, e avendo un browser più ampio, di fatto quello che trovo è spazio sprecato. Se io riduco la finestra, il sito si taglia e compare questa antiestetica e inutilizzabile barra di scrolling orizzontale. Questo è un tipo di layout. Un layout fisso, è facile da fare, ho una scatola, la misuro in pixel, le larghezze dei vari elementi sono note, le altezze no, perché dipende dal contenuto che ci metti. In alcuni casi anche le altezze sono fisse. Prendete la parte della didattica sempre del Politecnico, per parlare male di chi si conosce, prendete, adesso non so se al volo riesco a trovare una pagina che si comporti come penso io, no, questo qua non c'entra niente. Beh no, non è in questa pagina. In alcuni casi trovate nella zona di contenuto una piccola scroll bar interna, perché anche l'altezza di quel blocco è stata fissata. Allora il browser, quando ha un'altezza fissa e un testo più lungo, di default ci aggiunge una scroll bar per renderti visibile. A meno che tu, ci sono anche lì proprietà CSS per dire la scroll bar, la voglio o non la voglio, tronca il testo, aggiungilo, fallo in overflow rispetto sotto, decine di proprietà diverse per controllare questo. Però qua è tutto, parte tutto dall'idea, conosco le larghezze esattamente al pixel. Se prendete quest'altro sito invece,
è stato progettato, i CSS sono stati progettati con una logica completamente diversa, no? Totalmente liquido. Per cui se io allargo la dimensione della finestra, quindi qui ho ridotto il font a dismisura facendo finta di avere una finestra più ampia, vedo che non ho spazio bianco sprecato, si allargano semplicemente in proporzione le tre colonne su cui il sito è basato. Però lo spazio viene occupato tutto. Al punto che a volte può anche diventare difficile da leggere, perché se avete uno schermo molto grande e avete una riga di testo, uno schermo non so, da 22 pollici o più, avete una riga di testo, del testo che va attraverso tutto lo schermo, è difficile tenere il segno se state leggendo, no? La capacità nostra di leggere va sulle righe di una certa ampiezza e non di più. Però quindi ci sono vantaggi e svantaggi in entrambe le soluzioni. Viceversa, se io riduco la finestra del browser, quello che cerca di fare il sito è di stringere le colonne in proporzioni diverse. Vedete che quella centrale si stringe più rapidamente che non questa, si stringe lo stesso ma di meno, e poi qua vedete questi blocchi che vanno a capo, cadono giù col meccanismo del float, no? Un float quando non ci sta, a fianco del float precedente, va a capo e cerca di starci. A un certo punto alcune parti di testo non ce la fanno più andare a capo e quindi vengono troncate, quando chiaramente la larghezza della colonna è più stretta della larghezza di una parola, non c'è più nulla da fare, no? È troppo tardi. I browser web non fanno ancora sillabazione. Questo caso è un caso di un layout che si dice liquido. Cosa distingue il layout fisso dal layout liquido? Ma di fatto il layout fisso pensa in pixel, il layout liquido pensa in percentuali. Quindi le misure, tutte le misure, o quasi tutte le misure, vengono date con delle percentuali rispetto alla finestra, alla larghezza della finestra, rispetto alla larghezza della colonna e cose di questo genere. Così quando, ad esempio, dice che la regione utile del sito è l'85% della finestra, il menu di navigazione è il 23%, il contenuto è il 75%. Di che cosa? Del div che li contiene. 73 più 25 non fa 100, fa solamente 98. E così mi sono creato un 2% di margine di separazione tra il menu e il contenuto. Questi elementi sono in percentuale rispetto al div che li contiene. Il div che li contiene a sua volta è l'85% della pagina, perché non c'è nessun altro div esterno. E quindi in questo modo lavoro su un foglio di carta elastica, no? Quando allargo o restringo, i vari blocchi hanno delle misure che si riadattano in percentuale. Poi ovviamente è possibile combinare i due, ragionare in pixel, ragionare in percentuali per alcuni elementi, dove ho un'immagine, quell'immagine ha quei pixel lì, quindi il blocco che lo contiene dovrà essere misurato in pixel. E quindi non si può restringere in proporzione, perché l'immagine poi sarebbe sproporzionata rispetto al resto del contenuto. E qui di nuovo la difficoltà è quella di non fare un layout, ma di fare, e quindi ho una risoluzione, quello layout lo vedo bene e mi piace, ma fare una famiglia di layout che ha varie risoluzioni, con vari font, con varie dimensioni delle finestre, siano tutti belli, no? Belli e funzionali, non ci sia spazio sprecato, siano leggibili e siano funzionali, eccetera, e non compaiono scroll bar dove non dovrebbero, cose del genere, no? Quindi non è del tutto banale. E qui fa vedere un esempio, come quello che abbiamo visto, la stessa pagina con un layout liquido, come si riscala a risoluzione del browser diverso. Poi ci sono ancora le cose ancora più avanzate, tipo i layout elastici, dove cambia addirittura la dimensione del carattere in funzione della dimensione della finestra. Cioè, se hai un browser molto largo, potresti aumentare la dimensione del carattere, perché per non avere le righe troppo lunghe e strette, allora fai il carattere un po' più grande, un po' più alto, tanto di spazio ce n'è, e recuperi un pochino in leggibilità, ma queste sono cose, se vogliamo, meno utilizzate. Allora, proviamo a mettere in pratica, senza paracadute perché non l'ho provate prima, queste cose per simulare, no, questo tipo di impostazione, ad esempio. Molto semplice, chiaramente non metteremo tutti questi dettagli, no? In realtà una cosa che si potrebbe fare, che si può fare sempre, è barare, no?
Nel senso, andiamo a vedere come è fatto il sito. Con sempre il nostro amico Firebug potremmo dire, va bene, andiamo in modalità inspector e vediamo come è fatta la pagina. Io ho un primo div che è qua sopra, ne ho un altro che è questo. Vedete il div, fermo un attimo, body, div, notify container, qual è? Non lo so. Questo è il custom header, quello là, che viene colorato in azzurro, che contiene login, career, chat, eccetera. Il giallo è il margine. Poi questo div class uguale container, che contiene tutta la pagina, tutto, e poi sotto c'è un footer, che sarà là sotto, che è questo qua. Quindi tutta la pagina è dentro il container, quelle parti precedenti servono per fare ciò che precede il container. E infatti questo qui, dal suo comportamento, direi che è un posizionamento di tipo fixed, in testa alla pagina. Andiamo a vederlo per essere sicuri. Questo signore qui, come stile, dove è andato? Da qualche parte avrà il position due punti fixed, non riesco a trovarlo, ma c'è. Questo era. Ah no, aspetta che c'è un padre lui. Notify container. Eccolo qua, position due punti fixed. Avevo preso. Qui c'erano due div della stessa dimensione, uno dentro l'altro. Il notify container, questo qua, ha, vedete che ha position due punti fixed. Font size un pochino più grande, white uguale 100%, cioè occupa tutta la larghezza della pagina, altezza 0, e infatti quando passo qua sopra non si evidenzia nulla. C'è un div striminzito, largo tutta la pagina, alto 0. Vabbè, posizionamento fisso, che ne contiene un secondo, che è quello che in realtà vediamo, che è incluso dentro il primo, e che contiene davvero quel messaggio. Adesso, perché ne abbiano messo l'uno dentro l'altro, un motivo ci sarà. Questo qui, notify one, forse perché viene generato dopo. Questa è la scatolina, notify close, è quella scatolina là in alto a destra, il bottone di chiusura, che è un float right. La scatolina float right, con un certo margine destro di sicuro, perché non è attaccato al bordo, e quindi... perso questo qui, questo è dentro questo div notify 1, notify close, eccola qui, avrà un margin right molto ampio, vedete 20 pixel, che è quello che distanzia, e lui è float a destra, però è un riquadro che contiene la X, ma c'è un margine destro molto ampio che lo tiene staccato. E qui è un giocare con i parametri per ottenere l'effetto visuale che volevamo. Margine destro 20 pixel significa, noi possiamo già immaginarci che se riduciamo la finestra del browser, questa distanza sarà sempre la stessa, in pixel, non in percentuale. Mentre le altre distanze, tipo questa, si riducono invece in percentuale e vanno a capo. Poi qui c'è qualcosa che non è tanto bello, perché nel momento in cui si stringe troppo, questa riga va a coprire l'altra. No? E quindi diciamo che è già un errore di impaginazione loro, non hanno tenuto conto di questo effetto. Che questo potrebbe essere lungo più di una riga, su finestre particolarmente strette, ma perlomeno non si può mandare via. E poi invece c'è il grosso del lavoro, che è in questo div qua, che era chiamato il container. Aspetta. Poi siamo qua. Allora, content, scusate, non container. Questo content com'è fatto? Il contenuto, quindi l'intera pagina, è fatta di una main bar, una sidebar e un feed link. La sidebar lo vedete che è quella di destra, no? Questa qui contiene tutto, è tutto contenuto in questo ID sidebar appoggiata a destra. Qual è il suo stile? Float right. White 220 pixel, quindi la larghezza è fissa di questa parte.
Main bar invece è questa parte qua di sinistra, che è dentro il contenuto, il content è tutto, il main bar è la parte di sinistra, questo è float left, ma un certo margin bottom va bene per staccarla dal resto, e una larghezza di 735 pixel anche lei, fissa. Perché fissa? Se stringo? E se stringo è brutto perché fa così. Questo è un esempio di un layout fisso, perché le larghezze sono fissate in pixel. Quindi se noi abbiamo uno schermo che è più piccolo di 735 più 220, non riusciamo a vedere l'intero sito nella sua larghezza. È una scelta che hanno fatto questi. Feed link, dov'è finito questo? Sarà in fondo, immagino. È qua. Sì, quello in basso a destra, che deve semplicemente contenere il feed alle domande recenti. Float right, clear both, quindi clear both vuol dire deve essere sotto l'intera due colonne di sinistra e di destra, floating a destra con un suo minimo di margine va bene. Dopodiché la main bar, ad esempio, contiene tanti div, c'è un subheader che è un sottotitolo, che c'è una volta sola, che è qua, e poi c'è questo mini list che è l'intero blocco, dopodiché ci sarà un bottom, notice. Questo mini list a sua volta è fatto di tante domande, quindi ogni domanda è dentro un div suo, che hanno tutti la stessa classe, question summary, narrow, anzi ha due classi diverse. Se vado a prendere una di queste domande, la vedo che è composta anche lì di una parte, questo primo div che non capisco perché non corrisponde, ecco, che contiene tre parti, i voti, lo stato, queste tre scatoline, sono tutte dentro questo div, e poi c'è un altro div che contiene, vedete che qui ci sono dei div affiancati, normalmente i div vanno uno sotto l'altro, questi sono affiancati perché? Perché questi probabilmente sono dei float left, quindi le scatoline sono tutte float left, vedete qua, e quindi le scatoline si appoggiano a sinistra e poi il div principale che contiene il summary della notizia è un testo normale. No, in realtà è anche lui float left, in realtà, si appoggia alle tre scatoline. E lui al suo interno contiene vari contenuti, a questo punto siamo quasi tornati nel layout normale. Abbiamo finito di fare float, perché questo qua contiene un H3 e poi dentro dei tags. Un div che conterrà tanti link. Class, class, class. Questi sono link, non sono bottoni, sono dei link normali, sono degli A, vedete che non c'è nulla di particolare, a cui però giocando col background, giocando col bordo, gli si è dato l'aspetto di questi bottoncini. E poi c'è questo altro div a destra che anche lui è, vediamo un po' com'è come impaginazione, float right questa volta. Quindi quello lì a destra dove c'è scritto 50 secondi fa, eccetera, è un altro div appoggiato a destra. Chiaramente il summary avrà una larghezza anche qua fissa, perché hanno lavorato in modalità fissa, non è un percentuale, 550 pixel, indipendentemente da cosa c'è scritto dentro. Quindi si ragiona tutto a scatole così. Ogni singolo contenuto, ogni singola, non dico ogni singola parola, ma ogni singola frase, ogni contenuto che ha un significato diverso, lo inscatolo nel suo div o nel suo span. Gli do una classe e poi dopo, con i fogli di stile cercherò di lavorare, però deve esserci molta struttura nell'HTML, cioè prima di arrivare al testo scritto, auto unit test, devo entrare di 10 livelli probabilmente, perché ognuno ha una sua scatolina con cui potrò chiaramente giocarmi la posizione, i bordi, anche queste lineette tratteggiate sicuramente fanno parte del bordo della news, di questa classe qua, che da qualche parte avrà un border bottom, eccolo qua. Border bottom, un pixel tratteggiato di questo colore. Quindi è un layout anche abbastanza pulito, anche abbastanza semplice questo da capire. Molto annidato, ma non c'è poco da fare. Allora, anche noi dovremmo fare questo sforzo di capire quali sono gli elementi della pagina, e quindi si parte normalmente da, lì sì, da un disegno, su un foglio di carta o in Photoshop o quello che volete, o in Word. Posizioniamo degli elementi, e poi decidiamo come devono essere annidati, inscatolati uno dentro l'altro, diamo dei nomi ai vari elementi.
E poi capiamo quali sono le relazioni di posizione di uno rispetto all'altro. La larghezza devo fissargliela, oppure occupa lui lo spazio che gli serve. Il margine, devo dargli un margine ulteriore per spaziarlo, oppure si appoggia tranquillamente all'elemento precedente. Sono tutte queste domande da farsi per ogni singolo elemento della pagina. La cosa carina, ma non so se riesco a farla, volevo farvi vedere questa pagina con i CSS disabilitati, però non c'ho, aspetta se questa versione di Firefox, perché non so se no Firebug. Proviamo così, perché è istruttivo vedere la pagina prima che il lifting avesse inizio. Ecco qua, ho cancellato con Firebug il link ai fogli di stile. Questa è la pagina. Questa è la pagina a cui ho tolto gli stili grafici e ho tolto ovviamente anche gli stili di impaginazione, e quindi viene tutto impaginato con layout normale. Questo è il contenuto. Tutto il resto è fatto... ho cliccato, quindi non... Tutto il resto, quindi le scatoline intorno alle ombre, i bordi, i font, l'impaginazione, è fatto grazie al CSS. Quindi anche noi dobbiamo partire così. Pensiamo al contenuto che deve avere la pagina, e quando creiamo il contenuto non ci interessiamo di come deve essere visualizzato, come deve essere posizionato, ma ci interessiamo di marcarlo bene bene, abbondare coi div, abbondare con gli span, e poi in parallelo lavoriamo sui fogli di stile. È quello che permette a questo sito, come vi dicevo, di prendere un altro qualsiasi, e la grafica è molto diversa, ma l'HTML è identico. Quello che cambia è solamente il CSS che viene applicato, e quindi fa vedere quanto riesce a fare. Allora, il suggerimento, esempio, quando volete impostare qualche cosa, conviene trovare dei siti che abbiano già un'impaginazione simile. Su 10 probabilmente ne trovate 9 la cui impaginazione è orrenda dal punto di vista del codice, diventa incomprensibile, ma magari uno su 10 riuscite a capire meglio come ha ragionato il creatore di quel sito, e quindi poter anche rubare delle idee, cosa che è, diciamo, abbastanza normale in questo campo. Questo è un sito, tra l'altro, che ha una struttura molto molto chiara rispetto a molti altri. Quindi è difficile che a colpo d'occhio uno riesca a capire così bene come è stato impaginato un sito. Ma ovviamente la prossima volta dovremo provarci noi, quindi in un'esercitazione di quelle che faremo in gennaio sarà proprio di applicare questi metodi per fare un layout un pochino avanzato. Oggi invece abbiamo finito per oggi e per tutto il mese. Noi ci rivediamo dopo le vacanze, non so il giorno, ma il mercoledì 10-11 gennaio, quando sarà. Buone vacanze.